Nel frattempo io do il benvenuto, perché anche con lui commenteremo questi Morales Rossa Azzurri, è un altro dei prescelti per rinome, un grande ex del passato, un nostro amico. Quindi buon pomeriggio, buon anno e ben ritrovato Lorenzo Stovini. Ciao, auguri a tutti, anche se un po' ritardo. Un tuo giudizio su un'iniziativa che credo che sia forse unica o quasi in Italia. No, beh, fantastica la cosa, guarda, ma veramente. So come funziona adesso il procedimento, come saranno i vari passaggi, comunque ecco, spero che sia una cosa, cioè, sarà sicuramente una cosa fantastica, quindi non voglio venire a vederla, ecco, questo è un po' per scontato, insomma, quindi è veramente una cosa che fa molto piacere, insomma, a parte tutto, perché sono cose, sono riconoscimenti importanti che magari per tanti non hanno valore, ma io credo siano cose che veramente ti scaldano proprio dentro, ecco. Per un giocatore che è stato ben voluto a Catania come te, credo che essere ricordato non soltanto dai tanti tifosi e dai tanti amici, ma anche su un muro, in una certa maniera, credo sia anche una cosa, penso, molto molto emozionante. E sono sicuro che quando verranno fatti, non sappiamo ancora quando, verrai immediatamente a dare un'occhiata. Sì, no, mi devo fare subito un selfie, pronti via, insomma. Io non mi faccio mai selfie in vita mia, cioè li ho sempre odiati, figuriamoci un po', però una cosa del genere va bene da metterlo su Twitter come ho io, perché non avendo Facebook lo metterò su Twitter, ma la soddisfazione me la devo fare, via. Senti, invece parlando di calcio giocato, è incominciato il 6 gennaio la Serie A, ripartirà la Lega Pro domani, ripartirà la Serie B tra qualche settimana, insomma, da ex calciatore, come si ritorna dalle vacanze? No, vabbè, è sempre un po' particolare dentro dopo la sosta. Catania adesso non può più sbagliare, o meglio, può sbagliare veramente poco e nulla, quindi sarà tutto nella mentalità, nella voglia della squadra di poter fare qualcosa di veramente importante, ecco. I playoff sono anche tangibili, chiaramente è difficile, però il Catania ha tradizione e la squadra per provarci, quindi deve provare tutto per tutto. Se poi dovesse andare male, chiaramente si riparte dal prossimo anno, che dovrà essere completamente diverso, però io credo siano sulla buona strada, almeno provarci è doveroso. Tornando un attimo indietro al sondaggio, Jonathan Spinesi, Davide Baiocco, Giuseppe Mascara, Pasquale Marino, Marco Biagianti e Lorenzo Stovini, tutte persone appunto con cui hai condiviso questa esperienza rossa-azzurra, tra questi che, come sai, come abbiamo già appurato, ti faranno compagnia sui murales, con quali di loro sei ancora in contatto e se con qualcuno hai anche commentato questi murales? No, non sono riuscito a commentare con nessuno. Jonathan forse un po' di tutto, me lo sento, ma comunque con Mascara ci siamo sentiti, con Biagio ogni tanto mi sento, con Davide uguale, però forse è Jonathan che non sento da un po', però basta che faccio una telefonata, insomma, non è un problema, perché non c'è stata magari occasione, ecco, per quello, però non sono riuscito a commentarli, però credo saranno strafelici anche loro, perché è una cosa che, come ho detto prima, per tanti magari non ha valore, ma invece il valore ce l'ha, e come. Il nostro amico Giuseppe ti fa una domanda: un giorno ti piacerebbe allenare il Catania? Allenatore, sinceramente non mi ci vedo, mi vedo più come una carriera dirigenziale, insomma, ecco, che poi sia a contatto con la prima squadra o con il settore giovanile è già diverso. Io il calcio chiaramente l'ho visto da giocatore, purtroppo ho smesso a 36 anni, non è che ho smesso a 20, però avrei continuato ancora a giocare, però capisco le tempistiche di questo calcio, che purtroppo fa schifo. Questo va detto, mi dispiace, ma l'ho detto anche stamattina. Siamo d'accordo. Vabbè, non posso dire altre parole, siamo in radio, quindi, lo so, ma quindi non so che non si può oltrepassare lì, capisco. Però insomma, sempre dentro a questo mondo, mi piacerebbe fare un discorso magari dirigenziale, sarebbe molto piacere. Una mano la posso sempre dare, diciamo che un po' di esperienza c'è, qualche consiglio giusto, qualche situazione particolare me la posso sempre vedere bene. Ciao Lorenzo, io vorrei farti una domanda abbastanza curiosa. Parliamo del Catania, è una squadra importante, una maglia importante che hai indossato. Secondo te, dovendo fare un paragone magari con altre piazze, cos'ha Catania rispetto magari a tutte le altre piazze in cui hai giocato? Ma è giocato tanti anni al sud, Catania è una tappa importantissima, tra 3 anni fondamentali. Catania ha il calore, la passione che manca da tante altre parti. Anche una tradizione importante, vederla sicuramente in Lega Pro è anche un po' un'ingiustizia, però purtroppo quello che è successo lo sappiamo tutti. Catania ha tante cose, sicuramente la gente del sud, come ho sempre detto, io ho avuto modo di frequentarla in tanti anni, dà qualcosa in più, quello va detto. È una cosa che ti fa sentire importante, no, e non è poco. Non è che dici magari giochi in una grande squadra del nord oppure in una pizza, fa piacere a tutti, ma avere quello che ho avuto io a Catania penso metterebbe la firma in tanti. Catania non è sempre stato in Serie A, è arrivato in Serie A dopo una storia un po' particolare, però ha passato tanti anni, esatto. E ha fatto veramente delle cose importanti, insomma, quindi di tutto rispetto, ecco, non è solamente una squadra che
sì, non avrà magari 100 anni in Serie A, ma non significa niente. Quello che ha fatto in Serie A, per come la vedo io, basta e avanza per il momento. E poi diciamo anche, Lorenzo, perché non per essere di parte del Catania, comunque anche in Serie B adesso il Lega Pro ha il suo seguito, tanti tifosi anche trasferta. Assolutamente, quello. Io spero che i risultati poi vengano dopo, tutti questi sacrifici di tifosi, in cui tutto vengano ripagati, riuscendo a rivedere il Catania nella serie che più conta, che sarebbe la Serie A. C'è ancora tanta strada chiaramente da fare, purtroppo. C'è da lavorare. Quello è lo so, purtroppo bisogna anche un po', purtroppo, fare un po' ammenda, quindi e niente, andare avanti piano piano, senza pensare troppo. L'ultima domanda te la fa sempre Giuseppe: da 1 a 100 quanto ti è piaciuta questa esperienza a Catania e se la vorresti rivivere nuovamente? Sicuramente 101, ma sarebbe anche di più, però la rivivrei sicuramente mille volte, perché insomma tutti i ricordi belli, assolutamente, proprio in maniera difficilmente riesco a trovare qualcosa di negativo, anzi non mi viene proprio in mente niente, sinceramente.